Sono 20 i ragazzi del liceo Nolfi Apolloni al lavoro nella costruzione del carro allegorico di seconda categoria che sfilerà alla prossima edizione del Carnevale di Fano. Il bozzetto, presentato lo scorso maggio, è stato curato dalla giovane studentessa Matilde Parisi, che ha saputo cogliere, unire ed interpretare il legame tra Dante e la città fanese. Fano e la Divina, questo il titolo del carro. Il bozzetto parla appunto di Dante e del suo rapporto con Fano, in modo particolare espresso nel canto quinto del Purgatorio, che ha come protagonista Jacopo del Cassero, per cui è una rivisitazione di questo canto, c'è cioè la montagna del Purgatorio, naturalmente le sette cornici, l'antipurgatorio dove si colloca fra l'altro il nostro Jacopo tra i morti di morte violenta, e c'è questa lettura grottesca, carnevalesca, che i ragazzi hanno voluto offrire con Dante che si arrampica nelle cornici del Purgatorio, sulle cornici, fino ad arrivare alla vetta del paradiso terrestre, che è raffigurato dal simbolo di Fano per eccellenza, che è il nostro arco o porto d'Augusto, insomma. Per cui questo lavoro appassiona tantissimi ragazzi che lo stanno svolgendo adesso anche nell'ambito del Piano Estate, e per il quale avranno anche crediti o riconoscimenti per il BCTO. L'opera è resa possibile grazie al carrista Ruben Eugenio Mariotti, insieme alla collaborazione dei maestri carristi della Carnival Factory, Matteo Ongherà, Luca Vasillic, Daniele Mancini Palamoni ed Anna Mantovani. In questi giorni i giovani partecipano ad ogni singola fase alla realizzazione del carro, esprimendo le loro competenze e dando spazio alla loro fantasia. Tra queste, la modellazione del polistirolo, il colore e le rifiniture finali. Un modo questo per coinvolgere i tanti ragazzi e studenti fanesi ad avvicinarsi al mondo del carnevale, e chissà mai che qualcuno di loro diventi un futuro carrista, dove ad oggi ce n'è veramente bisogno. Anche durante l'anno della pandemia non siamo mancati, siamo stati all'interno delle scuole in forma digitale, e quindi non molliamo in questo senso, perché ovviamente riteniamo che loro sono il futuro. Questo particolare progetto ci è caro. I ragazzi in particolare di questo progetto stanno lavorando su un nuovo carro che verrà presentato nel Carnevale 2022.